Terminata la fase di reinserimento nell'ambiente naturale in un luogo protetto, sono in corso in queste settimane le catture e le successive liberazioni in natura di esemplari di capriolo, recuperati nei mesi scorsi dagli agenti faunistico-ambientali della città metropolitana di Torino o da privati cittadini, e curati al CANCH, il Centro Animali Non Convenzionali, della struttura didattica speciale veterinaria dell'Università degli Studi di Torino. Servizio tutela flora e fauna della città metropolitana di Torino si trova qui in Borgata Bennale del comune di Chiusa San Michele per la remissione in libertà di numero 4 caprioli rinvenuti l'anno scorso in difficoltà e portati al CANCH per le prime cure, dopodiché trasportati al centro di preambientamento di Caprie e adesso ci troviamo qua per la remissione di questi animali. Ecco, questi animali adesso si ambienteranno subito nell'ambiente naturale? Sì, sicuramente, perché già lì a Capri sono in un grosso recinto dove possono alimentarsi da soli. La liberazione viene effettuata in ambienti idonei al sostentamento naturale degli animali, lontano dai centri abitati e dalle colture agricole e di notevole valenza naturalistica. Senta, ma perché vengono consegnati al CANCH questi animali? Ci racconti un po', quando uno trova un cucciolo di capriolo? Allora, innanzitutto quando uno trova un cucciolo di capriolo bisogna subito pensare che generalmente non è la mamma che l'ha abbandonato, ma la mamma è poco distante e visto che ha visto delle persone si nasconde perché lei ha paura, però il cucciolo si quatta lì nell'erba. Sarebbe opportuno che la popolazione non li prendesse e li portasse via, perché generalmente la mamma non li ha abbandonati. Bisogna lasciarli lì e poi dopo la mamma viene a riprendersi quando non c'è più nessuno. A meno che questo cucciolo sia ferito, allora è un altro discorso. Va bene che sia portato al CANCH.